Adesso andiamo avanti a tambur battente. Nel 2024 il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella le ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l'ideazione dell'attività svolta dal 2005 con il progetto Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre. Invitiamo qui Daniela Finocchi. Applauso. Allora, Daniela in realtà fa due appuntamenti oggi doppietta, e il secondo è questo: presenteremo l'antologia di Lingua Madre 2024, adesso insomma racconteremo un po' del progetto, e l'altro invece è questo che presenterà alle 12, sempre tutte alle 12, alle 12 alle Erdot, con Forza e Intelligenza Aida Ribeiro 1935-2017, a cura appunto di Daniela Finocchi e Michela Marocco. E in questo caso sarà alle officine Erdot, appunto insieme a Katia Lotteria, che è lì presidente della Casa delle Donne, perché questo è un appuntamento in collaborazione con la Casa delle Donne. Io però direi di partire da Lingua Madre, che è un'iniziativa che noi supportiamo, diciamo, con la presentazione che lei c'è ormai da molti anni, ormai siete degli abitué. E Daniela è sempre qui a Lecce insieme ad alcune delle vincitrici del concorso, quindi io ti chiederei, Daniela, intanto di raccontarci un po' brevemente come nasce questa idea del concorso, chi coinvolge, e dirci un po' chi sono le due ospiti dell'incontro di questo pomeriggio alle CA7 al Biblioteca Ogni Bene, moderato da Giorgia Salicando. Esatto, grazie intanto sia per l'invito con le associazioni sul futuro di essere qui, e insomma la nostra collaborazione avanti, come dicevi, da anni, anzi il progetto Lingua Madre sostiene il festival Conversazioni sul futuro con molto interesse e gioia. Il progetto sì, è nato nel 2005, un progetto permanente del Salone Internazionale del Libro e della Regione Piemonte, ed è rivolto alle donne migranti o con appartenenze multiple, ma anche alle donne italiane che, pur non avendo origini straniere, vogliono mettersi in relazione con l'altra. Quindi un progetto tutto al femminile che ben si inserisce quest'anno nella programmazione, che però non sì, sta per compiere 20 anni nel 2025, che non si esaurisce però nel premio letterario fotografico, perché si può partecipare sia con un racconto che poi vengono selezionati i racconti ogni anno, pubblicata antologia per il 627. Appunto non si esaurisce in questo, ma comprende anche tutta una serie di incontri, eventi, laboratori, eccetera, che si svolgono durante l'anno e vengono sempre protagoniste le autrici, perché tutto il progetto ha questo volto. E a questo si affianca l'attività di ricerca del gruppo di studio, che è formato da docenti di diverse nazionalità, da cui trae proprio anche origine il volume dedicato ad Aida Ribeiro di quest'anno. Per quanto riguarda l'incontro di oggi pomeriggio alla Biblioteca Ogni Bene, che poi è una location meravigliosa, andiamo sempre con molto piacere, ci saranno Mara Shams, che è la vincitrice dell'edizione di quest'anno, iraniana, che racconta insomma la presa di coscienza e consapevolezza di una donna che punta alla propria autenticità, e Sayaka Miyamoto, che è giapponese e che si accennavate prima, no, al cibo, Gabriella Morelli diceva, no? Ecco, e lei è vincitrice del premio speciale sullo Food Terra Madre, e proprio sviluppa, ecco, un racconto dove esplora aspetti anche insoliti del rapporto donne e cibo, che insomma che non siamo abituati a leggere, a sentire, a conoscere. E quindi direi, insomma, in una frase per definire la scrittura di queste donne, che la migrazione non le definisce, ma è semplicemente un approccio inedito alla complessità. In Gran Bretagna,
In Gran Bretagna si parla già da molti anni, almeno dagli anni 70, della Black British Literature, che sono poi ovviamente gli scrittori, le scrittrici migranti, che quindi sotto questo conflittuale cappello di cui, che scrivono ovviamente in inglese, che sono anche nativi, non sono solo delle nazioni. In Italia ancora non si è sviluppata, cioè c'è chiaramente una grande discussione su questo, ma non si è ancora, come dire, sistematizzata, o comunque non è ancora così visibile questa presenza di nuova scrittura. Ma dunque, intanto l'Italia no, si avvicina alla migrazione da relativamente poco tempo, diciamo così. Noi ce ne occupiamo da 20 anni, quindi esatto, il nostro sì, l'abbiamo sì. Fatto. No, se posso fare una critica anche alle grandi case editrici, è che tendiamo ancora troppo spesso a guardare al fenomeno migratorio, tanto più se riguarda le donne, con uno sguardo stereotipato. E quindi i romanzi che ce ne sono, di giovani autrici anche di colore, eccetera, che quello che si deve dire di colore, sono, ci siamo capiti, sono sempre storie che vanno a sollecitare la compassione, la biografia, ma in questo senso, no, delle poverine che poi si evolvono, che per carità, no, senza voler negare la sofferenza e la difficoltà di un percorso migratorio, ci mancherebbe, però in particolare per quanto riguarda le donne, la cosa importante è che su questi percorsi si fondano poi quelle che Gabriella Borderia si chiama strategie di libertà, no? E che portano poi al cambiamento, soprattutto nell'ambito di quelle società arcaiche dove di certo non saranno le guerre a cambiare, le guerre dei maschi a cambiare le cose. Perfetto, io direi ci siamo. Quindi appuntamento per il libero è solo questo, perché è una di quelle figure anche che non si conoscono al di là dei confini, diciamo, regionali, perché lei è stata la moglie di Pietro Chiodi, che forse qualcuno ricorderà, anche perché è stato preside dell'università qui a Lecce per alcuni anni, antifascista, eccetera, insomma, Fenoglio nel Partigiano Giorni, quando parla del professore, il professore era appunto Pietro Chiodi. Comunque, Aida Ribeiro ha fatto tutto il suo percorso nell'ambito del femminismo, docente, giornalista, saggista, ma soprattutto questo volume è importante, che raccoglie insomma i suoi testi più importanti e anche tanti inediti. È importante per quello che scriveva lei, per tutte, per chi vuole fondare il proprio sapere nel terreno di una memoria che ci ha dato una nuova identità alle donne. Grazie a Daniela Finocchio, che ha presentato alle 12, alla Lembeck, alle 17, alla Biblioteca di Pene. Proseguiamo.